siamo in diretta! Buongiorno a tutti, siamo qua con la Savi che ha fatto tardi. E allora, prima... Vediamo perché qua in Svizzera si lavora. Facciamo un bellissimo rullo di tamburi. La maglia posta che è positiva. Bella! Fammela leggere bene. Mi sono vestita di gala apposta. Fammi vedere Positive Mind. Positive Mind, e me la sono messa perché io vi voglio presentare prima di tutto a una delle mie migliori amiche, a una donna incredibile, ex modella, mamma di due bimbi, piccoli, perché Orlando ha appena compiuto 4-5 anni, se mi ricordo. Sì, bravissima. Bene il tempo. 5 anni e 2, esatto. Mamma, giovane. Giovane perché hai? Io ho fatto quest'anno 30 anni, quindi inizio il mio trentennio e devo dire con molta soddisfazione e tanta felicità perché li sento proprio miei. Sai quando fai tante cose e dici cavolo, ma ancora 20 anni? Non è l'età giusta che mi sento, perché dentro continuo a sentirmi 20 anni, giovanissima e sempre sarà, però nella pratica, no? nel foglio, nella carta d'identità ci tenevo ad avere questi 30 anni e dire ben vissuti, sono mamma, perché faccio questo, perché faccio quello. Devo dire sì, ci sono arrivata con molto orgoglio e tanta gioia. E però io facci vedere bene la maglia, che sono curiosa di leggere. Ok, eccomi. Positive Mind, it's our lifestyle. I'm here for you. Non me l'hai mostrata prima, bellissima. Mi sono dimenticata, poi dopo avevo una serie di cose da chiederti. Andiamo tutte serie, no? In black and black, sembravamo quasi in sincro. Bellissima. Sono qua, devo fare tutto il rullo di tamburi, se ci sentite, ascoltate dall'altra parte in diretta. Ci sta dove possiamo vedere, Anna, quante persone ci seguono? Devo scrivere, dire ok, va bene tutto, ci stiamo seguendo adesso 3-5 persone più o meno, andando piano piano, perché ho dovuto rimettere la tempistica della diretta, quindi vi chiediamo scusa, però la Savi sta lavorando. Certo, e poi abbiamo dovuto capire un pochino come funzionava bene questa tecnologia nuova per me. Allora, intervista con voi e me. Aspettiamo un po' di gente, allora. Intervista con voi e me. E io intanto che lei fa la sua request, perché lei ha un canale Instagram super attivo dove pubblica un po' di cose. Adesso glielo chiediamo subito. Savi, come impatti, come aiuti alle persone, come influi? Fai morire quando utilizzi questo termine, come impatti, proprio. Allora, l'Anna Laura è speciale perché crea dei termini, una terminologia tutta sua, dallo spagnolo all'italiano, ma che ha un significato. Cioè, e quindi io dico, italiani, introduciamo un nuovo lessico Anna Lauriano, ok? Perché quello che dici ha veramente, oltre ad essere simpatica, ha un significato. Quindi, come impatto? Come impatti nella vita delle persone? Allora, io ho il mio canale Instagram, che devo dire è una pagina dove condivido nel modo più semplice possibile, nel modo più naturale, puro, la nostra quotidianità, quindi non è nulla, ecco, di strutturato, è veramente una pagina di pancia, dico io, dove condividiamo cosa facciamo, la nostra vita da italiani traslocati in Svizzera, precisamente a Zurigo. Ci sentiamo un po' nomadi, perché io e la mia famiglia abbiamo viaggiato tanto prima di stabilirci qui e trovare un po' il nostro percorso. E come hai scritto nel titolo, nella breve descrizione, sono state tante le difficoltà,
i sacrifici, e di conseguenza tutto questo poi, quello che respiriamo, che viviamo, è tutto collegato, è tutto connesso, no? A livello sia psicologico e fisico, e ha un impatto. Adesso io vi racconto come impatta dal mio punto di vista. Lei è la persona più energica che mi ho conosciuto in questa sessione di vita, in questo pezzo di vita. Vi racconto ancora, è molto vivo il corpo, perché l'anno scorso eravamo a Inizio, dormivamo nella stessa stanza, ma me la facciamo. Che bello! Che bello! Un viaggio da consigliare a tutti, mamma mia. Un viaggio con le amiche, con belle persone, e a fare delle cose belle, e la carica, l'energia e in generale tutto che ha la Savi è impressionante. Lei fa tante cose, tutte bene, tutte belle, mentre tutte mangia. Si può mangiare? Mangia un pochino di sentiero, abbasso il volume, mi stai dicendo Chiara, benissimo. Allora, per introdurre la nostra chiacchierata, guarda, do già un bello spunto, uno spuntino che si può fare il pomeriggio. Perfetto, antiossidante del sedano con una guacamole, semi di girasole, e perché l'occhio estetico vuole sempre la sua parte, un po' di peli. Ed ecco qua le nostre barchette. Per chi voleva le ricette live, ci siamo, quindi abbiamo cominciato con le ricette, ed è un po' così in pasta nel suo canale social, dando consigli e ha un essere molto attivo, molto energico e molto bello. Io vorrei raccontarti, Sara, un po' come ti è arrivato questo percorso. Allora, innanzitutto ti ringrazio delle belle parole che hai usato, e io la prendo come una chiacchierata così in tranquillità con un'amica, e cose che tu già sai, ma è molto piacevole condividere, soprattutto perché è bello non sapersi soli. E come dicevo prima, le difficoltà si incontrano, le incontriamo tutti, e quello su cui mi piace soffermarmi è la capacità di scelta che abbiamo noi, quindi la consapevolezza delle cose. E credo che a una certa consapevolezza ci si arrivi dopo un determinato percorso. E questo percorso, a mio avviso, è soprattutto fatto di cadute, di dolore, di malessere, perché non ci arriveresti, no? Senza. E quindi ogni tanto bisogna veramente dire grazie e ringraziare quel dolore, perché non saremmo qui senza. E dopo il parto, giovanissima, ed evidentemente dopo tanto sovraccarico, università, tesi, nottate, negozio, facevo 600.000 lavori, e sono rientrata in una Rimini un po' stretta, perché non ho raccontato che venivo da tanti anni di università milanesi, e sono rientrata a Rimini, e abbiamo deciso di aprire nel frattempo, durante questo allattamento avviato, questa nuova realtà di mamma e papà, dei sushi, dei ristoranti di sushi. E che cosa è capitato? È capitato che mi sono ritrovata non più figlia a Rimini, una condizione molto nuova, ero mamma a casa della mamma, e quindi tutta questa situazione, evidentemente questo carico di stress e regime alimentare da vegana, al tempo ero vegana, e fai da te, ha portato, no, a rompere un po' il puzzle, e quindi diciamo che ho iniziato ad avvertire dei sintomi di malessere legati alla tiroide, quindi al sistema immunitario, e che mi ha spinto in questi anni ad informarmi, a studiare e fare qualcosa proprio con volontà
di seguire un percorso alternativo, essendo sempre stata interessata a quel mondo un po' più naturale, un po' più alternativo, chiamiamolo, che poi alternativo oggigiorno non è più, perché... Meno male. Meno male, ci è confermato proprio a gran voce, con megafono da tutti, da studiosi, da ricercatori, da medici italiani e internazionali, che ormai i benefici da quello che è la naturopatia funzionale sono tantissimi. E soprattutto in questo momento, e soprattutto durante questa situazione particolare, abbiamo riscoperto tutti, penso, quella che è la parentesi della respirazione, della meditazione, e stanno veramente capendo tutti che siamo un tutt'uno, che siamo degli esseri complessi e non si può parlare di un singolo pezzo del puzzle, bisogna ragionare in maniera olistica, universale, e ormai è stato scientificamente provato che attraverso la meditazione il cortisolo viene abbassato ed è lo stress il problema alla base di tutto, che si può fare tanto, si può fare tanto, si può mangiare alcalino, si può disintossicarsi dai medicinali, si può scegliere per l'omeopatia, si può fare sport, si può fare attività fisica, si può fare yoga, ma se non hai una mente ferma e calma e impari a gestire i tuoi momenti, puoi veramente distruggere il lavoro che hai fatto in 3-4 mesi. Quindi è per questo che vorrei sottolineare che sì, in questo frangente magari racconteremo un po' che cos'è la dieta, il regime alcalino, però ci tengo appunto a raccontare che è solo un pezzo del puzzle. E quello che io volevo proprio far notare è una vita alcalina, quindi per brandire la parola, perché va molto, per un concetto molto ampio. E non so se è forte che adesso con questa situazione le persone hanno cominciato a respirare peggio ancora per la paura, comunque tra, almeno qui in Italia, tra la mascherina, la paura, l'ansia, una sorta di preoccupazione, quindi la respirazione era deleteria. Vedevo persone in stato di shock quando andavo a fare l'esperienza, in generale in qualsiasi momento. Qual è il problema? Che sarà difficile prendere, quindi dobbiamo prendere tantissimi strumenti. Volevo che la Savi ci raccontasse una sua giornata tipo, e questa è la dieta alcalina, perché più strumenti abbiamo per caricarci, per non uscire da casa come gli zombie, di walking dead, meglio è. Guarda, quello che in effetti ho vissuto qui in Svizzera è stato, e che ci tengo a raccontare, la visione che abbiamo avuto qua da italiana, è veramente cioè l'importanza di poter uscire, di fare una passeggiata, di goderci queste giornate di sole, di ricaricarci e sentirci liberi nel nostro piccolo, dal giardinetto a una passeggiata. E ho capito veramente la forzatura di come è andata in Italia e come sta andando, proprio perché non c'è la civiltà, l'educazione civile che c'è qui, nel senso che qui è tutto bloccato, giusto per condividere un po' la situazione attuale anche qui, sì, è tutto bloccato, però non chiuderebbero mai le persone in casa, credo. In Italia abbiamo un po' questa tendenza, no, di essere tutti uno più furbo dell'altro, e quindi se non bloccavano le persone in casa avrebbero fatto di tutto per cercare, no, di sviare, di fregare, di raggirare la situazione. Ecco, dal momento che qui sono state dettate determinate raccomandazioni cautelari, punto, si è rispettato. E questo è. E questo, come hai raccontato tu, ha portato, secondo me, ad un terrorismo, cioè, capito, per forza, perché
qual è lo strumento per tenere a bada un po' tutti, no? La paura, il terrore, quindi quello che consiglio io è dedicarsi, di prendersi degli attimi, che poi bastano veramente 10 minuti alla giornata, per, visto che abbiamo l'opportunità di stare da soli, in solitaria, siamo nelle nostre case, murati con noi stessi, adesso per quanto riguarda l'Italia, concedersi 10 minuti e mettersi in ascolto. E la cosa può sembrare molto difficile, e il consiglio per iniziare è provare anche solo a chiudere gli occhi, crearsi il proprio spazio, di uno spazio rilassato, un ambiente calmo, e provare anche solo a iniziare ad ascoltare la propria, perché ridi? Perché c'è Veronica che abbiamo una grandissima la persona, che abbiamo la grandissima opportunità di diventare matti. Ecco, poi ci sono anche queste parentesi folcloristiche qui. Quello che insomma diceva, il mio consiglio è di concedersi 10 minuti e provare anche solo ad ascoltare il proprio respiro. E io credo che, essendo delle macchine perfette, abbiamo tutti gli strumenti per gestire questa situazione. Cioè, siamo nati con un sistema immunitario, alimentandolo bene, lavorando su questo, noi abbiamo tutte le carte in regola per far fronte a questa situazione. Quindi, lavorate sul sistema immunitario. Dalla mattina, appena vi svegliate, grazie per aver chiesto della giornata tipo, e io parto subito con degli esercizi dal letto. Quindi sono degli esercizi tibetani che ho imparato, è tutto un risveglio un po' muscolare. E cercate, evitate, la prima cosa che si fa, che si tende a fare, vado in bagno, prendo l'iPhone ed ecco che mi fiondo, no? Alla trafila di notizie, veramente la maratona multimediatica di terrore, di paura, come hai detto tu. Evitate, perché questo processo proprio inizia già, no? L'acidosi delle tue cellule, inizia già ad alterare l'ormone dello stress. Quindi mi sono detta, guarda il telefono il più tardi possibile, concediti un risveglio muscolare, e quello che ho imparato grazie a questo regime alimentare è prepararmi, innanzitutto bere dell'acqua calda, questo è un consiglio dal nutrizionista che mi sta seguendo. E infatti vorrei, ci terrei a dire che in tutto questo ho deciso di farmi seguire, di regalarmi un percorso guidato attraverso delle persone per me competenti ed esperte. Che dopo c'è anche il nome del dottore. Volentieri, perché è molto interessante. E quindi quelli che sono i loro consigli è di bere subito dell'acqua calda, 400 ml se possibile, quindi un bel bicchierone. E ho veramente, veramente notato la differenza. Cioè, tu come ti alzi e bevi un bel bicchiere, che poi tanti già lo fanno, no? Acqua tiepida e limone, è una cosa già raccontata dalle donne. Anni più o meno, quindi. Esatto, poi perché si dice, bevi un po' di acqua e limone, stanno sempre lì, limone, alimento estremamente basico da quel che si crede, no? Il limone acido, in realtà quello che va a fare sul pH del nostro corpo rende veramente tutto strabasico, sfiamma, disinfiamma tutto quanto. Quindi acqua calda e tu vai subito già a reidratare quello che è l'intestino, e guarda, veramente nel giro di 5 minuti ti ritrovi in bagno, testato. È la cosa più bella. Sì, proprio perché capisci che c'è una risposta, che all'azione c'è una reazione, ed è fantastico quando il corpo parla. Hai messo l'ossigeno, l'energia necessaria per eseguire tutta la parte meccanica di esattamente nazione attraverso. Quello che poi vado a fare tutto ormai da 3 mesi, vado a fare tutte le mattine da 3 mesi, è un bel estratto a base soprattutto di foglie verdi. Ciao! Vi saluta. Bene, vuoi salutare? E di qua, vieni, vieni. Vi presento uno dei miei bimbi. Zeno, eccolo. No, no, no.
Quello che andiamo a fare è lui è il mio assistente personale alla mattina, mi aiuta a fare l'estratto a base soprattutto di cibi verdi. Quindi tutto ciò che di verde la natura ci ha regalato, usatelo, perché è clorofilla pura, va a rigenerare e ricostruire il sangue. Spinaci, lattuga, sedano, rucola, chi più ne ha più ne metta. E con qualche frutto, perché la mattina ci si può concedere la frutta, ecco. Il consiglio che mi è stato fatto è dopo una certa ora del pomeriggio, quindi le 4, non mangiare più frutta, perché tende a non essere digerita bene. Dopo il mio estratto io mi drogo, prendo tutta la mia trafila di funghi, la chiamo la mia droga. Questa è stata una bellissima scoperta, la micoterapia, una medicina naturale che secondo me sta sbancando adesso, arriverà, perché ha veramente un potere di raccogliere tutto quello che sono le tossine del tuo corpo ed espellere. È un immunomodulatore, quindi modula da solo ciò che c'è da, capito, da sistemare. E ho conosciuto, sempre studiando attraverso le sue letture, questo dottore che si chiama Walter Ardigo, che sono andata ad incontrare a Brescia e che mi ha fatto proprio tutto un kit per il sistema immunitario, che aveva sbilanciato la mia tiroide a base di funghi reishi, che è il fungo dell'immortalità, fungo shiitake, cordyceps, e potrei continuare all'infinito. Che chi poi vorrà dei consigli nello specifico, consiglio di iscrivermi in privato, seguire il mio profilo, perché tanto spesso parlo di queste cose. Dopo essermi drogata di funghi così finisce, dai, si completa il risveglio, faccio una bella colazione che può essere a base di porridge d'avena con latte di mandorla, e lì mi sbizzarrisco, è bello usare la fantasia, dalle uvette ai petali ai fichi secchi a mille semi, insomma, che possiamo trovare oggi reidratati la notte prima, mandorle, noci, cashew. Sì, vieni. E finita la colazione, che può essere appunto a base di porridge o yogurt, e a metà mattina ho un frutto, e sempre noci, insomma, semi oleosi. Con la dieta alcalina devo dire che ho riscoperto molto tutti i semi oleosi. Semi oleosi, noci, mandorle. Esattamente. E un altro trucchetto che mi è stato insegnato è di ammollarli sempre, quindi questa ormai è una cosa che faccio da 3 mesetti, sia i cereali, che non l'avevo mai fatto, sia i semi, sempre ammollarli la sera prima. Perché? Perché reidratandosi diventano più tollerabili dall'intestino. E sono arrivata attraverso i miei studi alla conoscenza di questo programma che ho voluto regalarmi per disintossicarmi proprio completamente. Uno può pensare, ah mio Dio, è magrissima, è solare, è di qua e di là, eppure non significa tanto la costituzione. Uno può avere un intestino intossicato o delle difese immunitarie, che poi sono arrivato ad abbassare le tue difese immunitarie, e di conseguenza e stanchezza, patologie, insomma, che attraverso una fase di ipotiroidismo, sai? Cosa? Una fase di ipotiroidismo. Bellissima, sì, sì. Di ipotiroidismo, che nessuno avrebbe mai creduto, col fatto che ho sempre avuto energia da vendere, mi dicevano: "Ma come, sei iper, troppo?" E invece ipotiroidismo, esatto. E che è tutto legato al nostro sistema immunitario. C'è qualcosa che salta, e l'importante è ascoltarsi e capire che cosa, arrivare alle cause, non tappare, no? la spia, sì, l'allarme. È impressionante, ci tenevo tantissimo a fare un punto della situazione, perché non si può parlare.
con dei corpi poco energici adesso. Esattamente, infatti quello che ho notato dopo tre settimane di mia perché non la pasta è stata già fatta in casa, le torte sono già fatte in casa, tutto, però è ora di questo, tra l'altro, è un periodo bellissimo di pulizia, di rinascita primaverile, cioè proprio questo è il mese adatto a tutti per fare una detox del fegato. Fegato? Ci sei? Sì. Perfetto. Sì, scusami, ho dei problemi con l'audio, mi bomba tutto. Ah, ok, speriamo non anche a chi ci ascolta. Dicevo che, e questo è un periodo perfetto, tutti quanti, come rinasce la primavera e ci risvegliamo dall'inverno, e anche il nostro corpo avrebbe veramente, sai, no, le famose pulizie di primavera che fa la nonna in casa, lo dovremmo dedicare anche al nostro corpo. E non c'è momento proprio perfetto. Infatti, da adesso in poi inizierò con questi nutrizionisti, proprio in programma la settimana prossima, una detox funzionale per ripulire il fegato. Condividerò un sacco di cose. Infatti, sono molto emozionata, non vedo l'ora. E questo sì, è un periodo perfetto. Il mio consiglio è tornare a mangiare semplice, cioè quello su cui si basa la dieta alcalina è tornare un po' alla semplicità. Cibo vero, mangiare cibo vero. Esatto, non troppo elaborato. Mi rendo conto che siamo degli esseri complessi e quindi è la nostra natura, no? Articolare, rendere particolare, è quello che ci richiede anche un po' il mondo di oggi. Se non fai la cosa più e più o ti reinventi ed è tutto super e particolare, portato all'estremo, così anche nella cucina, nella gastronomia, dalla cucina vegana molecolare, però mi rendo conto che cosa mangiano, guarda gli animali, che cosa mangia il leone, solo carne cruda tutta la vita, che cosa mangiano i gorilla, solo banane. Tanti animali, vai a vedere in natura, si cibano dello stesso. Che cosa mangiano le mucche? Mangiano solo erba e ci mettono, impiegano tutto il giorno per digerire solo quel singolo elemento. Siamo sovraccaricati di cibi super raffinati ed elaborati che il nostro intestino non ci sta dietro, cioè siamo quello che mangiamo, siamo quello che mangiamo e che soprattutto assimiliamo e digeriamo, perché tante persone non assimilano più niente, sono talmente, capito, infiammate, che questa, io invito a fare questo test, un estratto di barbabietola puro, lo bevete, se dopo alla prima pipì la vostra pipì è colorata, cioè ha detto tutto, se la pipì ha già rigettato, capito, subito la barbabietola, tu capisci che il tuo corpo non assimila le proprietà, i minerali, quello che... Cioè già comprando al supermercato e tutte le cose che, dai, siamo abituati quotidianamente ad acquistare, vengono stralavorate e sono tutti cibi processati, tutte cose processate, quindi non sappiamo il reale valore nutrizionale. Realmente, esatto, elaborati. Torniamo proprio alla semplicità, il cereale semplice, capito, dall'orzo, al bulgur, ai grani antichi, sempre ammollati. E quello che tende poi a fare la cucina alcalina è seguire un percorso tendenzialmente vegetariano, proprio perché le cose più acide, caso strano, sono tutte di derivazione animale, dalle carni ai latticini. Si va in una scala da 7, da 0 a 14, sotto il 7,4 è il nostro pH, è questo valore d'equilibrio perfetto, che è il nostro pH. Tutto quello che scende è veramente acido, tutto quello che sale è alcalinizzante e basico. Se tu vai a vedere i tanti schemi, i diagrammi che ci sono online, tutti gli alimenti di origine animale sono altamente acide, e quindi cosa fanno? Vanno ad acidificare le cellule che man mano negli anni portano a malattia.
E non solo sapevo, volevo raccontarti che un sacco di ragazzi che mi stanno scrivendo, mi stanno chiamando, mi stanno totalmente bloccato, le gambe sono gonfie, hanno i capillari rotti perché la settimana scorsa ha fatto tanto caldo, quindi questi caloni, hanno le occhiaie fin qua, c'è una che sta ancora in pigiama. Questo è proprio fegato, questo è proprio fegato. Basta guardarsi allo specchio, veramente. Non abbiamo bisogno di tanti segnali. Il problema, il problema è che vengono vestite, viene tutto, non è tanto. Tu puoi avere adesso 25 anni, 30. In 5 anni sei male. Forse anche di me, ma purtroppo questo è troppo. E siamo arrivati a un livello troppo di personale. Civi processati, va bene, adesso cosa si deve fare? Sei andata via? L'ultima volta? Dobbiamo seguire il canale della Savi per prendere ricette, ci sono tantissime ricette, ma partiamo dal presupposto del cibo vero. Esattamente, perché non, quello che è... Volevo anche aggiungere che tanti, adesso questo tema, questa tematica sta abbastanza spopolando, no? Ed è definita un po' una moda. Mi sono vista anche tante interviste di dietologi, nutrizionisti che ne danno contro. Però quello che mi fa sorridere è che gli stessi che ne parlano contro, che non hanno, io li chiamo che non sono illuminati, perché bisogna anche avere una certa apertura mentale per testare e provare queste cose, quello che mi fa sorridere è che poi cercano di deviare, no? L'argomento, e però quello che vanno a fare è quando si parla di acidi biliari, di reflusso acido post cena, post pasto, è consigliare sempre questo bicchiere di acqua e un po' di bicarbonato. Ah, ma non stiamo alcalinizzando, è bicarbonato. Ma il bicarbonato che cosa fa? Il bicarbonato è la sostanza più basica che abbiamo, e che cosa fa nell'immediato? Sfiamma tutto subito, e quindi, cioè, delle volte ci si impunta un po', no? E io dico, è più facile testare, provare, un po' di rischio, un po' di piacere per provare delle cose nuove. E la risposta è molto semplice, perché è lo specchio che nel giro di un mese le persone, tu ti vedi più bella, ti vedi più rilassata, ti vedi più energica, ti vedi più solare, e le persone stesse ti dicono ma che bella pelle hai, ma quanto sei, cioè, dopo 2 settimane del mio percorso, me lo ricorderò sempre, e sono entrata in un bar a comprarmi, vabbè, il mio chia pudding, mi andava quello per colazione, potevo mangiarlo, e il barista stesso mi disse: hai proprio il viso, la faccia di una che ha passato un weekend bellissimo. Cioè, ti rendi conto dagli occhi, dalla pelle, da come uno chiede? Ed è vero, perché poi queste cose subito vengono assimilate dal corpo, semplicemente dal svegliarsi freschi, energici, non... Comunque, tornando ai punti. Perché non lo fanno? Perché non lo stanno facendo? Che cosa è che impedisce a farlo? Perché mangiare così male? Secondo me siamo troppo legati al gusto e al piacere, e facendo questo ci trattiamo un po' come dei bidoni, dei cestini, nel senso che buttiamo dentro, ma non alimentiamo l'anima. Ci sono cibi chiamati, no, anche superfood, cibi veramente alcalinizzanti, che hanno un potere di alimentare non solo anche il gusto, ma la tua anima, fare bene al tuo corpo. Io dico sempre, non siamo solo dei cestini, dei bidoni, dove no, bisogna solo rimpilzarsi e mangiare, e dar retta solo al gusto, a quello che ci piace, perché sennò mangeremo tutto il giorno cioccolata, gelati e zucchero, e no, e vivremmo di carenze nutrizionali. E ogni tanto bisogna alimentare la mente, perché ci sono, ripeto, questi cibi che è stato scientificamente provato, non fanno bene solo al tuo corpo, ma hanno una correlazione con la mente
proprio alimentano a livello di vitamine, di minerali, la tua mente, rigenerano il sangue, è tutto anche un discorso di ossigeno, ossigenano le cellule, tu hai, sai, nel famoso annebbiamento mentale, quello che provavo un po' con il mio ipotiroidismo, perdita di memoria, non avere molto ben chiare le cose, non ricordare le parole, ecco, vi togliete questo cerchio di nebbia dalla testa grazie alla vostra alimentazione. Io penso che il cambiamento, come dicevo a inizio intervista, lo può fare solo e soltanto quando ha toccato il fondo e che vive un periodo di malessere e di disagio, perché è quello che poi ti parla. Secondo me basta ascoltarlo. Io quello che mi chiedo è, siamo parlando di un periodo di disagio? Sì. Che abbiamo già parlato di diverse fasi. Penso che come non trovare, no, la connessione con questo periodo? Cioè, il periodo, secondo me, di disagio per eccellenza. Non parliamo adesso solo, no, di noi e dell'individuo. Secondo me è stato toccato il fondo a livello mondiale, cioè questa cosa ci sta parlando e qualcosa va fatto. E se non siamo noi per primi a cominciare, proprio con i nutrimenti che abbiamo noi stessi, sarà veramente difficile. Certo, ci sta chiedendo la vita, il mondo ci sta chiedendo di essere diversi, e ancora sto cercando di creare degli aliati per diffondere ancora più questo credo, perché non mi capacito che ancora ci siano delle persone che non hanno la consapevolezza di questa cosa. Non è una... ci arriveranno, guarda, sono tanto speranzosa, perché tramite il mio canale Instagram sto riscoprendo la parte attiva. Ero veramente presa un po' dallo sconforto e ho riscoperto che c'è tanta, tanta, tanta voglia di fare, gente che mi dà consigli, è bellissimo, perché attraverso questi mezzi ci si sta un sacco influenzando, ma in positivo, e secondo me è stata la mia scoperta più bella, oltre a questo percorso che sto facendo, perché è viva la voglia di cambiare. E secondo me è troppo egoistico dire: ah, ma ormai è troppo tardi, ormai. Non è vero, perché basta vedere in natura chi è l'animale più forte, sono le formiche, che riescono ad alzare fino a quant'è, 20 volte il loro peso, e tutte insieme, secondo me, tante formichine ce la possiamo fare, partendo, come hai detto tu prima, da volerci bene. Se proprio no, ci sono tante le persone a cui non interessa, non hanno ancora ricevuto questo senso di solidarietà collettivo, allora magari prendila un po' più sul personale, inizia a fare bene a te stesso e poi ci arrivi, perché quando stai bene entri subito in connessione con il mondo, con la madre terra, e inizia proprio un circolo di energia, e per forza inizi a interessarti anche a quelle che sono le tematiche ambientali. Cioè, tutto, quando inizi un po' a interessarti a queste cose, no? Che cambi, vuoi entrare con un piedino nel biologico, iniziare a mangiare meglio, poi è tutto legato, inizi a guardare anche che cosa magari potresti utilizzare per la tua pelle di migliore, e poi per i detersivi, le cose che respiri, tutto. E io sono arrivata alla macchina, finalmente quest'anno abbiamo preso la macchina elettrica, per me è stato... Ce l'avevo fatta! Uno degli obiettivi, ci ha capito, è tutto legato, come abbiamo detto prima, è tutto legato. È una connessione, ti compaiono le persone giuste al momento giusto, i canali giusti nel momento giusto e così via. Bisogna soltanto aprire la porta. Bravo. E un pochino trasportare ed essere un pochino visionari con se stessi e non egoisti, perché il dire ama, però... È una cosa. È una maschera di egoismo veramente difficile da abbattere, se non,
se non cominciamo adesso. Un'altra cosa bellissima è il positivismo di La Savi, perché qualsiasi cosa succeda la giriamo in verso positivo. Fa yoga. Ringrazio la mamma, ringrazio evidentemente l'educazione che ho ricevuto, e per quello che dico, bisogna fare i figli da giovani. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori giovani che mi hanno portata sempre ovunque e fatto respirare. Scusa un attimo, Anna. Dal viaggio in India, recentemente ha pubblicato anche sul canale Facebook e anche su Instagram il suo viaggio in India. Viaggiavano tanto, sua mamma aveva credo 20 anni quando è nata Savi, adesso ce lo racconterà meglio, ed è stata sempre una gran viaggiatrice, è stata ovunque, giusto Savi? Raccontavo del tuo primo viaggio in India, avevi 2 anni, 3 anni? Sì, quello che ho pubblicato poco fa, che poi da dove deriva il mio nome, i miei genitori giovanissimi, un po' hippie, fricchettoni con lo zainetto, mi hanno concepita in India e allora hanno deciso di darmi questo nome, Savitri, che è proprio la bellezza dell'India. E stavo dicendo, quello che si respira da giovani, quello che puoi dare ai figli con una carica energetica giovane, fresca, e secondo me difficilmente puoi dare da adulto, perché non, cioè, le forze finiscono, sono diverse, l'energia è diversa. Esatto, anche la mentalità. Io vedo mia mamma e mia nonna adesso, no, sono tante, hai un'apertura mentale diversa, e invito i giovani a abbandonare, no, quelli che sono gli schemi sociali che ci hanno tanto influenzato. La carriera sarà tutta un'altra cosa, meglio se adesso in questa quarantena vediamo quante ragazze escono incinta. Bella, veramente, veramente. Incinte o separate, perché poi l'altra faccia della medaglia è quella, no? Tanti rapporti che sono saltati in aria. Ah, c'erano già diverse che dicevano mi sto dando da fare in questi giorni. C'è qualcuno che ti sta guardando, ho detto. No. Parlerò presto anche di quella che è stata l'esperienza della gravidanza, del parto meravigliosa, e tornando a quello che dicevi, secondo me l'impronta che ti danno anche, che vivi, che respiri sin da bambino, questo positivismo. Mia mamma è sempre stata proprio una tenace, una combattente, un generale, non l'ho mai vista, cioè l'ho vista tante volte piegarsi in ginocchio, ma subito rialzarsi, è quello che mi ha insegnato lei, a tutto c'è una soluzione, sempre, cioè non, altrimenti non esisterebbe il problema, no? Non va d'accordo, c'è yin e yang e queste due cose. Sono i soliti opposti, esatto, non esisterebbe il problema senza la soluzione, la soluzione senza il problema, quindi vai tranquilla, respira e vivi the flow. Questo è il motto di Savi, ed è così che lei si sveglia prestissimo al mattino, carica, perché non è che si sveglia e comincia, no. Ma certo, ma ragazzi, ma la vita è una, cioè la vita è una. Io spero che vivamente questo periodo ci abbia fatto capire, cioè io spero che capire che non, il tempo è il denaro, è prezioso, non possiamo viverlo rilegati nelle nostre gabbie, industrie, a lavorare come matti, intanto la vita passa davanti. Lo so che sono, no, quelle nozioni da santone, arrivatisti, però è... Cioè, è veramente la verità più pura e semplice, ragazzi, non ce lo ridà indietro nessuno il tempo. Io spero che usciti tutti avranno una voglia di viaggiare. Io ho ricevuto, Anna, talmente tanti messaggi da persone proprio che vogliono cambiare vita, si sono resi conto stando a casa che avevano dei figli, che possono con loro cantare, ballare, colorare, che non hanno più voglia di tornare a fare un 100%. Lavoro 100%. Lavoro, che vogliono chiedere dei part time, c'è gente che piuttosto si è resa conto che no, metteva via per il viaggio di fine anno, ma chi se ne frega, viaggia ogni weekend, viaggia quando puoi,
è bellissimo, il mondo è tutto da scoprire. Io credo che sì, bisogna veramente mettersi in ascolto e avere tanta consapevolezza di tutto quello che abbiamo a disposizione, che è tantissimo. E contaminarci di persone come te, contaminarci di persone belle, di persone che sappiano più di noi, di persone migliori di noi, di persone che stiano meglio di noi. Ma guarda, in questo percorso ho imparato che non c'è assolutamente migliore o peggiore, e ho imparato a non giudicare, ho imparato anche a non giudicare me stessa, i pensieri che ho, e lo trovo bellissimo, perché da tutti puoi imparare qualcosa. E semplicemente ritorno al discorso di mettersi in ascolto, perché lo capisci da solo quando una persona ti influisce negativamente, e basta solo, no, avere la capacità, la voglia di dire stop, evitarla. Lo capisci subito quando una persona è un'anima nera che ti risucchia, e questo è... Tu che impari dalle anime nere, che come riesci a gestire l'obiezione nel momento di, ecco, di... Stavo dicendo appunto sul non giudicare, che attraverso la meditazione ho imparato a fare, e secondo me è bellissimo, perché non, in quel momento capisci che ci sei passato anche tu, no? Che sono tutti dei percorsi, e che magari ti sei presentato a te per dare qualcosa, per aiutare, è sempre un dare avere, e questo alimenta i rapporti, alimenta le situazioni. Cioè mi sono resa conto e mi sono domandata tante volte, guarda, magari nella sua stessa situazione, no, potevi essere tu. Quindi è importante non giudicare, perché ci sono, ripeto, momenti di difficoltà dove si cade, ci si inginocchia tutti, e quindi è importantissimo non giudicare. Hai totalmente ragione, allenare anche questa parte mentale e di crescita personale tantissimo, nutrirci di queste cose e allenarci anche a tavola. Anche a tavola con i bimbi, a tavola con gli amici, allenarci per prendere spunto, poi perché è un allenamento anche quello. C'è Prisca che ci chiede, io non ho... Vediamo le domande. Dove vediamo le domande? No, ce l'ho qui, io ce l'ho nel telefono, non ne stanno commentando. È una domanda personale. La domanda è, io non ne sto ancora capendo cosa mangiare. Non c'era. Lo ha detto. Adesso l'ho detto, però io credo che sia un percorso, come dicevo, più complesso, un po' più, non è, elimino questo, perché poi si finisce a fare la parte dei vegani e dei vegetariani con un sacco di carenze nutrizionali. Infatti le tante testimonianze che ha vissuto il mio nutrizionista, che ha sistemato, no, tanti regimi alimentari, è bellissimo, perché si ritrova tanti vegani che invecchiano prima, precocemente, hanno tantissime carenze, perché l'errore qual è? Che si sbaglia, dice elimino la carne, elimino tutte le cose derivate animali e poi mi abbuffo di pasta, cereali, zucchero. Disastro, si finisce veramente in uno stato acido tremendo. Quello che brevemente consiglio è: provate a fare una disintossicazione eliminando il glutine, le farine bianche e i cereali raffinati, tanta verdura e tanta frutta entro le 16 del pomeriggio, e eliminate i latticini. Fate questa prova e nel giro di un mese, che poi vabbè, tu, ripeto, tutti i testi, gli studiosi italiani e internazionali ormai, tutte le diete fatte per bene ribadiscono, no glutine, no latticini. Questo è semplicemente il surplus, la scoperta in più che ho fatto in tema di pH. Che cosa mi interessava di più? A me interessavano gli abbinamenti errati, che cosa porta ad acidificare le cellule, che cosa porta intestini irritati,
aerofagia, stomaci gonfi post cena. E che cosa sono? Sono le fermentazioni. Le fermentazioni che sono terreno ideale per proliferare per i batteri, per le candide, cioè un eccesso, proprio gente che ha candide, anche candide, cistiti, e questo che cos'è? Questa è acidosi. Quindi si va a sfiammare attraverso verdure, frutta, prima di, fate una cosa, prima di mangiare, prima di pranzare e di cenare, mangiate sempre, introducete qualcosa di crudo. Perché la dieta perfetta sarebbe tropicale e crudista, tutti al sole, vitamina D 24 ore su 24, no, adesso 24 no, e in America, no Anna, tutti dalle tue parti, in America del Sud e America Centrale, a mangiare verdure, frutta cruda, però bisogna anche, no, rapportare a quelle che sono la civiltà nostra, le nostre abitudini, la nostra cultura. Quello che mi ha sconvolta è stato trovare in questi abbinamenti un sacco di ricette tradizionali alla base della nostra cultura italiana mediterranea, erratissime, sbagliate. Abbinamento come amido e acido, cioè fermentazione a go-go. Pensa se ogni tanto, una volta al mese, potete mandare anche le tagliatelle al ragù, perché se proprio non ci si può fare a meno. Certo, perché fa bene un po' anche, fa bene anche un po', dai, godere e lasciarsi a dei piccoli vizi, per carità, però quello che ho notato è che quando poi raggiungi questo stato di benessere, inizi a mangiare bene, non ti mancano queste cose. Mancano, non quel senso di pesantezza. Guarda, settimana scorsa mi sono trovata in ufficio in una situazione particolare dove dei colleghi avevano portato, dai, dei pasticcini, delle brioche, e faccio questo lavoro nuovo, sembravo un po' da, no, estremista, la fissata con la sua tisana e la sua mela o il suo chia pudding e le sue noci, a non condividere con loro un momento così di raccolta, di caffè, di chiacchiere. Quindi va bene, ho preso questo pezzo di brioche, ho detto va bene, ogni tanto, no, ci si concede. Ci credi che dopo 3 mesi che segui questo regime mi sono sentita talmente piena, ma piena, piena, per metà brioche, che quindi burro, margarina, che ne so, di tutto e di più, farina raffinata, zucchero, che non avevo fame di fare lo spuntino e l'ho saltato, non avevo fame di pranzare e l'ho saltato, e dicevo, ma Savi, quando mangi, e la cosa importantissima è mangiare, cioè seguire correttamente i pasti, io ne ho tanti durante la giornata, non pensate di aver fame, e bisogna proprio, no? Rispettare in modo equilibrato la tua bella colazione, il tuo bel spuntino, il tuo bel pranzo, la tua bella merenda, in maniera sana. Puoi anche eccedere nella quantità dei cibi, mangiarti anche 6.000 caspi di insalate, piattoni di verdure, però l'importante è farlo. E mi sono resa conto proprio di come avessi alterato questo equilibrio. Ho detto, ma no, io questa brioche non la voglio più. Quindi, capito, torna alla tua tagliatella con ragù. Quando capisci poi queste cose non ti manca neanche, perché dici, ma devo saltare lo spuntino, sentirmi piena proprio. No, è proprio di testa, dopo l'energia aumenta talmente, certo, tanto quando stai facendo un'alimentazione alcalina, un'alimentazione sana, non è per forza che devi di farla l'alcalina subito, basterebbe veramente iniziare con cibi veri, e l'energia ti va aumentando, passerà alcalina e riusciamo ad avere quasi il 60% in più di energie. Correggimi forse, sì, mi sbaglio, a me il 60% cambia. Sì, ma il primo passo che possiamo appunto consigliare è quello di provare a eliminare glutine, latticini e gli zuccheri raffinati, andando magari, no, a cambiarli. Mi chiedono, quindi niente ristoranti? Io qui non faccio il ristorante, sempre, diciamo, io prediligo cucinare i cibi che conosco. Friscano.
Ragazzi, io devo concludere perché i miei bimbi mi chiamano. Sì, c'è qualche altra domanda o tema che volevo dire? Lasciate tutti i tuoi contatti, Savi, così le persone ti faranno il estratto. Lo prepariamo tutti insieme? Sì, c'è chiaro. La prisma, mettiamo i puntini sulle i perché non si usa la centrifuga, ma l'estrattore, quindi mettiamo i puntini sulle i e dopo gli... Chiara chiedeva anche di fare una ricetta senza spinaci, così dopo magari se la metti, adesso ci trasportiamo direttamente sul canale social di Savi, che è Savitrici, su Instagram. Faccio una bella ricetta di estratto mattutino, no spinaci però. Beh, come dicevamo, ci sono tante verdure a foglia verde, dal lattughino, che è più dolce, al sedano, alla rucola, capito? Basta qualche foglia. Al tarassaco, tutte quello che in natura trovi di verde è ricco di clorofilla, è ricco di antiossidanti, di sali minerali, di calcio, di ferro, e poi anche lo spinacio, se non ti piace, però lo puoi riscoprire con una mela, una carota e un'arancia, hai fatto un estratto, bomba, che lo vai a bere, non senti assolutamente lo spinacio, e così ti sei bevuta anche la... È veramente buono. Io l'ho fatto quando l'hai fatto, quando l'hai pubblicato. Seguito. Sì, ma io dico reinventarsi tutti i giorni, quello un po' che hai nel frigo, puoi mischiare, è l'importante, la foglia verde e appunto l'estratto serale, evitare la frutta, più di verdure, quindi un cetriolo, un finocchio, una barbabietola. Benissimo Savi, grazie mille per le tue ricette, per i tuoi consigli e per condividere. Grazie per avermi invitata. Ti auguro una buona serata, Anna, una buona serata a tutti. Ciao. Ciao.